Siamo tornati a Salisburgo, da dove inizia il nostro percorso di quest'anno, il Mozart Radweg. Fa anche quest'anno un caldo terribile, sono più di 30 gradi, speriamo che nei prossimi giorni il tempo cambi. Ci aspettano lacrime, sudore e sangue. Signor, che tragedia! Oh signor! Lo sai? Sì, dai. Dove andiamo? Giù di qua, saltiamo. E dove andiamo? I giardini, in centro. E saltiamo i giardini, la parte più bella. Quattro fiori. È vero, la nostra meta oggi è l'Augustiner Kiosk, dove si beve birra. No, più che altro che di là c'è un paese popolato da biciclette. Cosa ti ricordi? I negozi. Tutti i negozi ti ricordi? Quanti anni fa sei stata qua? Beh, 2 anni fa siamo venuti. E ti ricordi tutti? No, beh, ma insomma. Anche se erano chiusi. Ti ricordi la città, scusa? Sì, i negozi no, neanche uno. Tu vedi solo picchi, valli e montagne. Meno male. Sono tutti oggetti che ai prossimi 15 giorni non ti serviranno. Ecco, siamo arrivati nel Tempio della Birra. Eine Radler, eine Bier. Jo, danke. Ja. Cin cin. Praticamente un anello attorno a Salisburgo che va verso... No. Facciamo così, sì. E poi giriamo così. Che va verso Monaco, facciamo il Gemse, facciamo il Berchtesgaden e torna un anello di circa 500 km. Sperando che non piova, ma sperando che non faccia questo caldo impossibile come ha fatto oggi. Ma le previsioni danno 10 gradi in meno la prossima settimana. La mattina bisogna partire con la giacca a vento. No, non c'è pericolo secondo me. A meno che non piova, non c'è pericolo. Ti avevo perso. Mi sono fermato a filmare l'inizio della ciclabile.
ciao. Ecco, fine della prima salitina dopo Salisburgo. Non ripida, ma continua. Talgau. Talgau, bella. Bella, bella. Allora sono le 10.06 e abbiamo fatto quasi 23 km. E sono tutto sudato. Meno male che in Austria l'acqua non manca. Neanche la birra. Ma hai detto che a Monza c'è la festa stasera. Secondo me sta facendo tutte le feste di fine estate. Perché a Salisburgo c'erano tutti i mercatini. E lì a... come si chiama? Eigenau? Eugenau? Donna, hanno sempre il casco un po' storto, non so perché. Così? Non ce l'hanno mai dritto. Così? Sì. Tutto a posto? Sì. Eccolo là, vedi che ci vuol poco. Siamo arrivati a Moldesre, sani e salvi, è vero? Indovina cosa ti danno da mangiare per cena in questo posto? Gnocchi con la zucca. Zucca? Zucca fritta, zucca bollita, zucca impanata. Vai, vai, entra, però devi entrare. Come ha fatto la teutonica? Senza una battuta di ciglio. Qua il numero dell'entrata. Sì. Fatto così lei. Punto di partenza da Monze, mi sa che oggi caccia pioggia. Caccia pioggia sì, oggi. La notizia buona è che ha smesso di piovere. Sì, dai, almeno quella. La notizia cattiva è che sei stravolta dopo la salita. Arcobaleno sullo sfondo. Qua si arriva a Lirse. Ecco il lago, i girasoli. Sai che c'è la discesa per Kostendorf. Ti avevo detto che c'era una salitina. Non ce l'avevi fatta con Gigi e Oscar. Ai 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 ai. Pausetta. Che bello. Che bello che è qua. Bello, no? No, che oggi non c'è il sole, per cui un po'. Un po'
camping paradise si dorme da Dio, anche perché non c'era un rumore. Stamattina c'erano solo le papperotte che ciaccolavano tra di loro. È bellissimo questo posto, che tra l'altro è quasi tutto di stanziali. Come tutti i campeggi sui laghi. Ha dei bagni bellissimi. Sono gentilissimi. E adesso andiamo in Germania. Oggi è il giorno dell'espatrio. Austria e Germania. E poi riesci a tornare indietro, nonostante l'espatrio? No, di più. Gigia si diverte molto a andare su e giù. Arrivi? Questo è Wildschweine. Non è che ci sono i cinghiali qua dentro? Wildschweine. Bello. Eccoci arrivati sulla Tower Radweg. La signora era tutta agitata. Perché? Non mi mollava più. E allora? Che qua, che là, che questo è Wild, che... Io ho detto, ma di qua si va a Oberndorf? Sì. E allora ha detto, sai, così va bene. No, ma è qua. Sì. Sulla Tower Radweg, che siamo come a casa. Esatto. È la signora che è preoccupata. Quindi mangiare comunque, Non vorrei dire. Ecco il Salzac. Non darle tanti comandi, sennò va in confusione. Ok. Vedi, tu scherzavi tanto, ma il cinghiale poi c'è veramente. Guarda lì quanti che ce ne sono. Con i piccoli, per cui sono anche più pericolosi. Hai sentito che versi spaventevoli che quando fanno? Quando fanno i versi Ginger si spaventa. Guarda che ti va sulle orecchie. Ginger, c'è il cinghiale. C'è il cinghiale, Ginger. Lungo Salzac, è sempre bello quel pezzo di ciclabile lì. Bello, bello. Così. Abbiamo visto i cinghiali, Ginger ha fatto una corsa. Ecco, siamo arrivati alla tappa di oggi, Oberndorf in Austria, qua c'è il ponte, di là c'è Laufen e Germania. Domani continueremo sul lato tedesco della ciclabile. Destra. Laufen si intersecano tutte queste ciclabili. Noi siamo sul Mother Radweg. Qua è incredibile, c'è la strada dall'altra parte, ma hanno fatto la siepe in maniera tale che rimane un divisorio tra la ciclabile e la strada, propriamente detta. Incredibile la progettazione di sti pezzi, dove i nostri realizzatori di piste ciclabili dovrebbero venire per imparare.
come riescono a movimentare una ciclabile a fianco della strada, di colpo si inoltra nel bosco, prende vita e per movimentare. E qua è veramente una cultura della progettazione delle piste ciclabili. Siamo arrivati sul Waginger-See. Ginger ha corso dietro un gatto, è entrata nella casa di una signora e non contenta di ciò si è poi accanita sulle galline. Hai i barchini che escono? Sì. Elettrici. Bene, dopo dobbiamo anche fare la salita, guarda Gingy come ha ripreso vita. Anche. Ma tu ce la fai poi a fare la salita? Tu pensa per te che anche tu hai una bella rotta, dopo ti faccio assaggiare e ti ho rubato una polpettina. Ma io posso, un po' di insalata. Perché il tuo era un piattino leggero dedicato all'estate. Sì. Allora, solo 5 polpettone da... Ma più o meno ci siamo. Sì. Vai, vai! Ci sono più barche che a Lignano qua, un tipico barchino da lago, l'armo aurico. La bricola si è visto come timonava. Cioè, io ho mai visto Hai visto che colpi? Ogni volta che dà quei colpi lì manda in stallo il timone. Guarda, lui vabbè, per farlo girare aiuta, va bene, dando ma non ho capito perché non la prende un po' più là. Secondo lui la manovra bisogna farla così. Guarda questo, tutto legno a coppale. Qua bisogna grattare ogni anno, eh? Bisogna grattare ogni anno. Non ci voglio neanche pensare. Allora brindiamo al nostro sessantino. Sessantaduino. Cin. No, sarà anche di più per tutti i giri che abbiamo fatto. Oh, che bello fresco, mi vengo mille lacrime. Buonissima. Dameran e Wasserburg 20. Qui. Belli sti tratti nel bosco. 50. Hai visto il simbolo delle ciclabili? Belli, quelle bisogna guardarli. Bella, perché... questa in bicicletta è bellissima. Quelli sono i simboli delle ciclabili. Perché hai il casco tutto storto? Ma da che parte? Così? No, il casco non si tiene come una scufa. È che la velocità è talmente alta che mi va indietro. Ecco Wasserburg. Bello. Bello. Visto, quando il frigo è vuoto, io secondo me rendo il meglio e riesco sempre a imbastire qualcosa. No. Eh? Ti sembra appetitosa? Molto buona. No, ma che se il frigo è pieno, più di tanto non realizzo, ma quando il frigo è vuoto io vado alla grande. È molto buona, anche perché, voglio dire, la Wiener Schnitzel sarà buona, ma... Ecco, stiamo scendendo verso Linn.
Ecco, siamo sull'argine dell'Inn, questo è il modo più semplice per fare una ciclabile, si sfruttano quello che sono delle strutture già esistenti praticamente. E adesso abbiamo un po' di sterrato dove anche Ginger partecipa, direzione Rosenheim. Quando Ginger è giù che trotterella, un pochino rallentiamo l'andatura. Ecco, oltre al fiume c'è tutta questa zona umida selvaggia che probabilmente fa da cassa di espansione in caso di piena, molto bella, molto selvaggia. Eccoci qua ancora sull'argine, questa volta con vista fiume. E là si vedono anche le montagne, la nostra tappa di domani sarà dura. Sai che hanno tutti i vestiti tradizionali qua? Quello che io sono anni che cerco di farti comprare. Ci trasferiamo a Rosenheim? Non sarebbe una cattiva idea. Il sabato mattina facciamo una passeggiata in centro. Anche gli uomini, eh? Tutti. Tipico panorama bavarese. La pasta è arrivata, bisogna fare il piano per domani, come aggredire il pendio? Lo aggrediamo di petto. Vediamo il petto? No, è questo, questo è il petto. Qua è il petto, è sempre le gambussole mi sembra. Fino adesso abbiamo scherzato, domani iniziano le cose serie. Ginger, vieni dura. Siamo a Oberaudorf. Ci manca poco, ma poco in senso di distanza, ma molto in senso di altezza. Quindi i prossimi due giorni saranno decisivi. Vediamo se riusciamo a farcela. Intanto brindiamo. La tappa di oggi comunque abbiamo fatto un sessantino anche oggi. 6 e 2. Più di 60 con la toppola dietro, insomma. C'è un gusto domani. Bevi intanto, bevi. E tu lì dietro come stai? Io? Sì. Io benissimo. Non ho la toppola. Viaggio leggera. Gingerosca fa un po' la differenza, no? Povera cucciola. Vediamo, sempre della città. Ma ce la prendiamo con calma. E pian piano ci porteremo un po' in su. Mi fai ridere con la faccia che hai. La nostra traversata delle Alpi si è già fermata qua. Si è clamorosamente fermata in un posto sconosciuto. Vedi che adesso loro partono perché hanno visto che il primo gruppo è andato. Hello. Hello. Sì, perché c'è la gara ciclistica, la Rennweg. Ciclismo su strada. Rennrad, scusa, no, Weg. E quindi sembra che fino alle 5 saremo bloccati in questo posto. Sono le 10:30 adesso, non dico altro. Beh, potrebbe andare peggio se piovesse. Se piovesse, ma potrebbe sempre cambiare il tempo, siamo quasi in montagna, sai che cambia repentinamente. Boh, speriamo finiscano prima dell'ora che hanno detto. Indietro non torno. Abbiamo già fatto quasi la prima salita e
Intanto noi aspettiamo. No, stiamo qua. Il campionato europeo. Vieni. No, se no prendono, vedono a te tutta pelosa, i corridori prendono paura e cadono. Là passano, continuano a passare i ciclisti, adesso sono belli fitti. Anche volendo, tra un gruppo e l'altro non si potrebbe passare. Bello qua, eh? Ecco un'altra salettina, però dopo c'è un po' di discesetta. Guarda che panorama che c'è. E dopo c'è ancora salita e dopo siamo riusciti, insomma, prima che la gara finisse siamo riusciti a passare schivando sì, un po' dai, di corridori. Beh, siamo stati sul marciapiede o comunque sul pezzetto di ciclabile che c'era e siamo andati. Sì, no, perché aspetta la fine 5 sarebbe stata lì. Invece noi abbiamo trovato sistemazione lì. Beh, è bello, è una bella camera, sì. Un bel bagno. Poi più che altro la padrona è appassionata di cani. Ha un San Bernardo di 5 mesi. Ecco, San John in Tirol. Qua c'è un tipico esemplare di San Bernardo locale. C'è un tipico esemplare di cagnusolo cucciolo locale. Ginger è già salita sul trasporto. Manu, viene il sole o caccia acqua oggi? Caccia acqua. Nell'arietta fresca del mattino tutti corriamo più volentieri. Eh sì, adesso piove. Achtung, steile Abfahrt. Steile vuol dire ripido, no? Sì, però adesso ho capito. Siamo di nuovo in Germania. Può darsi. Il sole ha fatto un rapido capolino. Però è già sparito, è stato proprio per un secondo. È venuto fuori e è già sparito. E finalmente, quasi all'arrivo, Bad Reichenhall, viene fuori il sole. Finalmente. Deutsche Post. Hai visto che gentile il postino tedesco che ha fatto una retromarcia per lasciarti passare. Che cavaliere. Questi sono uomini. Io per bere birra volevo un posto così. Vedi? Perché quando fuori tira brosetta si sta meglio dentro. Quando il tempo volge al brutto, la cosa migliore è ficcarsi una bella birreria. Ecco di nuovo un giorno di sole, siamo partiti da Bad Reichenhall per l'ultima tappa, Berchtesgaden, Salzburg. Anche oggi ci aspetta una bella salitina, siamo tutti concentrati.
Ecco, qua siamo in un parco alla periferia di Salisburgo. Che appena fuori dalle città loro hanno questa situazione qua. I viali per entrare in centro. E a fianco ci sono dei cavalli che corrono felici. Stasera si festeggia con la birra, fiumi di birra, ha preso birra da tutte le parti. Sì, ma di perché però, perché sennò non si capisce. Abbiamo finito il giro, il Mozart Radweg. Ci troviamo a fare il giro.